al webinar Digitalizzare per semplificare gli strumenti organizzativi, SUAP e reingegnerizzazione dei processi per sburocratizzare l'amministrazione secondo le logiche del digitale. Questo è il primo incontro online del nuovo ciclo di approfondimento e divulgazione dal titolo Digitalizzare per semplificare. Sono Paola Pilani del Formez, vi introdurrò brevemente in questo evento e insieme a me ci sarà anche il relatore, il nostro dottor Michele Deodati, al quale do il benvenuto, che ci sta vedendo già dalla webcam e che al quale a breve passerò la parola. Il dottor Michele Deodati è responsabile dello sportello unico attività produttive per i 10 comuni dell'Unione dell'Appennino Bolognese e il vice segretario dei comuni di Vergaro e Castel d'Aiano, al quale a breve passerò, come dicevo prima, la parola. Questo webinar apre il primo ciclo dedicato alla digitalizzazione e fa parte del percorso di aggiornamento e divulgazione in materia di semplificazione amministrativa del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 all'interno del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione affidato a Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Quali sono gli eventi di questo ciclo? Quello di oggi. Poi c'è digitalizzare per semplificare appunto gli strumenti organizzativi, poi il 3 giugno, sempre alle 10:30, avremo gli strumenti tecnologici, le nuove piattaforme come strumento per semplificare le relazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, la piattaforma Unipass. Infine, il 10 giugno avremo rendere esigibile il diritto alla cittadinanza digitale attraverso l'accesso unico ai servizi pubblici, attivazione dell'interoperabilità e portale della regione Umbria Facile, Unipass appunto. Come dicevo prima, nell'ambito di questo progetto abbiamo avuto 27 webinar e 34 seminari. Le tematiche sono andate dalla conferenza dei servizi alla SCIA, alla modulistica unificata e standardizzata, SUAP e SUE, commercio, notifica sanitaria, digitalizzazione, spettacoli e trattenimenti pubblici, ambiente, edilizia e imprese. Abbiamo anche questa è la pagina di eventi PA al nodo 17455, nella quale potrete trovare tutti gli eventi che si sono avuti dall'inizio del progetto, cioè nell'aprile 2017. Qualche dato: tutte le persone che hanno seguito i nostri webinar sono stati per i seminari 4435 e 4875 per quanto riguarda i dipendenti e gli interessati alle tematiche che hanno seguito i nostri eventi online. Qualche altro dato per quanto riguarda il numero dei partecipanti per regioni, le potete tranquillamente poi vedere nelle slide che lascerò in piattaforma, e anche in base agli enti di appartenenza dei dipendenti. Vi ricordo sempre che nell'ambito di questo progetto è nata la comunità Rete Italia Semplice all'indirizzo rete.italiasemplice.gov.it ed è una piattaforma al servizio del personale, delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici, tutti coloro che sono dedicati a queste tematiche e che sono interessati alla messa in rete delle competenze per l'attuazione degli interventi di semplificazione. La rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito del progetto PON Governance con i progetti Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta cliccare appunto con Accedi con le credenziali di FPOut e si è iscritti automaticamente all'area di lavoro Rete Italia Semplice. Attualmente vi sono altre aree di lavoro come la modulistica standardizzata e semplificata e SUAP conferenza dei servizi. In questo caso basta richiedere la partecipazione. Questa piattaforma offre strumenti e servizi utili per sviluppare le competenze come linee guida, FAQ, servizi della piattaforma, chiedi all'helpdesk e poi vi ricorda sempre i nostri appuntamenti. Andiamo all'incontro di oggi. A chi è indirizzato questo ciclo? A tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, a tutti coloro che sono interessati a queste tematiche. Dopo la mia accoglienza passerò la parola al dottor Deodati e poi ci sarà il solito spazio per le chiusure, per le risposte alle domande e poi la chiusura con la dottoressa Patrizia Schifano. I temi che tratteremo nell'incontro di oggi. Allora,
Prima di tutto gli strumenti organizzativi, parleremo dell'analisi degli impatti della telematica sugli istituti classici del procedimento e sui tradizionali apparati organizzativi, la costruzione di modelli operativi, i cenni a strumenti pratici e orientativi di pronta applicabilità, verrà presentato anche il caso dei comuni dell'Appennino bolognese e il modello di razionalizzazione e standardizzazione delle procedure amministrative per la gestione a 0 giorni delle pratiche. E come dicevo prima, tra i temi trattati avremo dal modello di organizzazione di amministrazione per atti al modello di amministrazione per processi, l'eliminazione dei moduli e la valorizzazione dei dati, la diffusione dei dati per condivisione invece che per trasmissione e infine l'amministrazione digitale come presupposto per una vera amministrazione trasparente. In chat potete usare questo strumento per poter scrivere tutte le vostre domande al quale poi risponderà il nostro relatore e ricordo ancora che come tutti i nostri eventi ci sarà la registrazione e le slide saranno disponibili già da questo primo pomeriggio al nodo 190158. Vi ricordo inoltre che da questo pomeriggio sarà disponibile anche la nuova pagina di eventi PA per potersi iscrivere al webinar del 3 giugno. Ricordo ancora, prima di salutarvi, che l'attestato di iscrizione verrà dato solamente a coloro che sono iscritti all'evento e che hanno seguito per almeno il 20% del tempo. Dopo l'avvenuta attestazione potete scaricare dalla vostra pagina i miei eventi l'attestato di iscrizione al webinar. A questo punto non mi resta che lasciare la parola al nostro relatore. Buon lavoro a tutti, prego, Michele Dodani. Grazie, grazie Paolo, buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti a questo webinar. Allora, ecco, intanto che si preparano le slide, ecco, iniziamo questa carrellata sugli aspetti organizzativi e tecnologici che io ho affrontato nella realizzazione del progetto del SUAP telematico nell'Appennino bolognese, con anche riflessioni più ampie su quello che è il processo di informatizzazione che la pubblica amministrazione incontra nella sua attività, cioè anche al di là di quello che può essere la semplice attività degli sportelli unici. Il progetto del SUAP Appennino Bolognese è nato nel 2014, è nato da zero nel senso che nel territorio dell'Unione Appennino, che si è costituito nello stesso momento, non esisteva uno sportello unico associato, è stato creato da zero con questo progetto che io ho ideato, presentato e che ho fatto approvare. Quindi questo è stato sicuramente un limite, una difficoltà dover partire da zero, ma è anche stato un grande punto di forza perché non mi sono dovuto scontrare con le prassi e le logiche cristallizzate da decenni, da anni in un'amministrazione, no? Che poi rendono difficili i veri cambiamenti. Cominciando da zero ho avuto la possibilità di dare la mia impronta a questo progetto, di ottenere i risultati che mi ero prefissato con una relativa facilità. Ecco. Comunque la finalità del progetto, come vedete, è realizzare anche in montagna, quindi in un contesto marginale, l'esperienza dello sportello unico attività produttive, considerando il fatto che il SUAP nei contesti più difficili, dove è più difficile insediare un'impresa è un elemento ulteriormente necessario, è ancora più necessario qui instaurare un SUAP che funzioni piuttosto che in altri contesti dove magari è in ogni caso più facile fare impresa. Altri obiettivi, altre finalità, semplificare le procedure, ridurre i tempi, fornire un adeguato supporto informativo, creando le condizioni più fertili per l'avvio di nuove imprese. È stato poi interessante anche cercare di valorizzare le potenzialità del territorio appenninico, cioè non occuparsi solo di burocrazie, di procedure, trasportando quella che era la pregressa esperienza degli uffici commercio, ma arricchendo anche con ulteriori elementi in senso qualitativo e quantitativo per fare sistema con un po' tutte le altre forze in campo. Legate magari anche alla promozione turistica e alla valorizzazione in generale del territorio.
I risultati che a distanza di 5 anni abbiamo ottenuto sono senz'altro un coordinamento istituzionale. 10 comuni che prima erano slegati, adesso sono ormai da 5 anni allineati su uno schema condiviso nell'erogazione e nell'organizzazione dei servizi. Un approccio organizzativo strategico che è stato fondamentale per realizzare il progetto, strategico nel senso che abbiamo analizzato le esigenze del territorio e abbiamo poi dato la risposta più opportuna nella sede poi di avvio dell'attività. In concreto si è ottenuto il passaggio dal cartaceo al digitale, per quanto poi questa affermazione possa essere ulteriormente sviluppata e approfondita, non c'è un solo modo di attuare il passaggio dal cartaceo al digitale. Noi l'abbiamo fatto in un modo in considerazione anche degli strumenti a disposizione nel 2014, che sono in parte anche diversi da quelli che si hanno a disposizione oggi, direi che è stato un modo un po' rozzo, ma molto efficace di ottenere il risultato del passaggio dal cartaceo al digitale. Un processo che è stato graduale, che ha avuto dei salti, avuto dei momenti di passaggio drastico da un sistema all'altro, ma ha avuto anche delle fasi più spalmate nel tempo. E ancora deve completarsi per quella che potrebbe essere la mia idea di vero passaggio alla digitalizzazione, che vedremo poi nel corso della mattinata, quando faremo anche considerazioni più generali rispetto a quella che è comunque stata la mia esperienza qui. Altri risultati che abbiamo ottenuto: una più razionale e semplificata gestione dei procedimenti rispetto alle modalità precedenti, che poi vedremo, faremo anche un confronto con quelle. Una riduzione dei tempi di conclusione, una implementazione di funzioni e attività di animazione imprenditoriale. Come vi dicevo, ho cercato anche di estendere la nostra azione a campi prima inesplorati, cioè quello della promozione di impresa, attività di formazione, attività di animazione imprenditoriale, che sono servite molto a creare anche una cultura dello sportello unico che spesso e volentieri nel territorio manca, e si tende quindi a lavorare semplicemente come si è sempre lavorato, come se lo sportello unico fosse uno dei tanti uffici legati al tema della burocrazia. Ecco, invece no, io ho voluto che lo sportello unico diventasse un ambiente, un vero e proprio punto di riferimento per tutto quello che poteva essere il mondo legato all'imprenditoria. E da ultimo, bisogna anche riflettere sulla necessità di rispettare la normativa. Il SUAP che non funziona, oltre ad essere uno strumento che non aiuta il cittadino e il futuro imprenditore a diventare tale, ecco, è un servizio che viene erogato in dispregio della normativa. Quindi far lavorare lo sportello unico, farlo lavorare in senso digitale, serve anche e soprattutto perché la normativa venga rispettata, perché questo ci sta scritto nel decreto 160, nel codice dell'amministrazione digitale, che sono, se ci pensiamo bene, alcune delle norme più violate della storia della Repubblica, no? Vediamo di capire come è fatto questo territorio, che presenta senz'altro delle particolarità, ma rifletterci ci serve poi anche per capire come questo progetto, il progetto che io ho ideato dal punto di vista organizzativo, sia paradossalmente replicabile anche in contesti di grandi dimensioni. A me capita di fare formazione in giro per l'Italia per realtà anche molto grandi, comuni di 200-300 mila abitanti, che riescono a identificare le loro esigenze nel progetto che io ho costruito, che poi vi spiegherò con una certa approssimazione comunque come l'ho strutturato e l'ho costruito e come si può adattare anche a realtà più grandi. Comunque il nostro territorio è un territorio medio-piccolo come numeri, sono circa 45 mila abitanti e 4 mila imprese. Ecco, i numeri sono grandi per quanto riguarda l'estensione territoriale, perché siamo, come
vi dicevo, in un contesto marginale di montagna dove i comuni hanno un territorio molto esteso rispetto a quello che è la concentrazione degli abitanti, del numero di abitanti. In ogni caso, in valore assoluto, il numero delle imprese che è stanziato su questo territorio è proporzionale a quello che è il numero delle imprese di unioni di comuni che sono, ad esempio, nella pianura del territorio bolognese. Questo significa che non abbiamo un numero di imprese inferiore alla pianura solo perché siamo in un contesto marginale. È evidente che però in pianura le imprese sono più grandi, sono più importanti e danno più occupazione. E quindi potete trovare contesti che hanno il doppio dei nostri abitanti con il doppio delle imprese. Poi rifletteremo, come dicevo, sulla strutturazione organizzativa dei nostri uffici, delle nostre funzionalità e dei flussi documentali in modo da capire come eventualmente il progetto possa essere utilizzabile anche in contesti diversi e più grandi. Da subito lo sportello nasce, come vi dicevo, come sportello integrato, cioè in più sensi, innanzitutto perché è strutturato con una sede centrale dove lavoro io e dove lavorano alcuni degli addetti. La sede centrale è, oltre ad essere un luogo fisico, è anche l'unico punto di snodo virtuale, diciamo così, del flusso documentale da e per le imprese e le altre pubbliche amministrazioni. Cioè quello che prima si svolgeva in modo decentrato, parcellizzato su ogni realtà in maniera parallela e indipendente le une dalle altre, con la realizzazione dello sportello unico in forma associata è stato trasformato in un flusso unificato, cioè il passaggio, il punto di snodo è diventato quello della sede centrale. Si opera da subito in forma esclusivamente telematica, vi spiego poi concretamente in che cosa si è trattato. E poi con vari step successivi è stata migliorata la qualità del processo di informatizzazione. Poi ci sono le sedi locali che inizialmente erano presenti in ogni comune. Poi con l'andare del tempo l'importanza della sede centrale, diciamo così, sia come punto di snodo di ricezione e trasmissione dei dati, sia come centro di consulenza, ecco, telefonica o via mail, direttamente anche con l'utenza, è cresciuto sempre di più, in modo tale che non c'è più stato bisogno di avere in ogni realtà una sede locale e lì un operatore che fisicamente o telefonicamente poteva dare informazioni. Solo nelle realtà più grandi è rimasto, oppure anche più grandi e più lontane da noi, è rimasta la necessità di avere una presenza fisica di un operatore che in determinati giorni e orari poteva essere un appoggio, un supporto all'utenza locale. Ma nella generalità degli altri territori l'esigenza strategica di avere una sede locale è venuta sempre meno e in alcuni territori è anche stato eliminato il punto di riferimento locale e quel dipendente che fino a prima dell'arrivo del suo qualificato si dedicava allo sportello unico è stato spostato via via su altre attività, anche in coincidenza con situazioni recenti. Noi sappiamo che quota 100 per i pensionamenti sta provocando la fuoriuscita di molte persone e mi capita di sentire che sui comuni ci sono delle difficoltà organizzative, delle carenze di personale. Allora ecco che il personale che prima si dedicava all'attività di sportello sul territorio locale viene utilizzato per fare altro. E questa era un po' una finalità che io mi ero prefissato all'inizio, cioè di assottigliare le dimensioni della struttura. Non poteva essere che nel contesto digitalizzato si mantenesse la stessa dotazione di personale che invece serve a me in un contesto come quello attuale.
E quindi ecco che poi naturalmente si è verificato e si sta verificando questo fenomeno qua di riduzione delle forze in campo, ecco, poi anche dei relativi costi e di riutilizzo del personale in altri servizi. Dicevo che lo sportello è integrato anche in un altro senso, cioè nel senso che, poi lo vedremo meglio successivamente, le attività erogate sono legate anche a tutta un'altra serie di servizi a sportello, cioè uno sportello che può essere utilizzato dall'utenza per una molteplicità di servizi che magari non sono prettamente di sportello unico, ma risulta comodo usare questo strumento anche solo virtualmente, non è che poi debbano venire tutti a fare sportello fisicamente qui da noi. Possono usare applicativi, sistemi e piattaforme anche per altri tipi di pratiche che poi magari vengono veicolate ad altri uffici. Rifletteremo poi verso la fine dell'intervento su ulteriori ricadute organizzative che questo approccio può avere. L'efficacia del progetto è stata tutta una questione di metodo. Il momento di progettazione e di individuazione di un metodo di lavoro è stato abbastanza lungo, direi, è durato diversi mesi e poi la fase di partenza e di applicazione è stata relativamente breve. Quindi inizialmente si è riflettuto sulle criticità. Si è fatta un'analisi onesta e veritiera su quelle che erano le criticità dei sistemi precedenti. Occorreva diffondere nuove modalità innovative in un territorio marginale, poco abituato alla digitalizzazione, poco abituato appunto ad avere metodo e ad avere progettualità. Il contesto è comunque caratterizzato da forti campanilismi, come siamo abituati un po' a sapere, per tutti quelli che lavorano in piccole realtà, e dalla difficoltà di sviluppare sinergie e innovazioni. Esistono poi comunque anche dei punti di forza nei piccoli territori. Le soluzioni che ho adottato, sono state queste. Sì, sono partito da un'analisi del contesto, come dicevo, dei suoi protagonisti, anche non esclusivamente legati al mondo dell'imprenditoria. È stato utile fare un approfondimento su quello che è il territorio e tutte le sue particolarità, chi ci lavora, chi ci vive, per conoscere a 360 gradi tutte le potenzialità, le forze in campo. Ovviamente quest'analisi l'ho fatta fondamentalmente a costo zero, nel senso che non mi sono certo affidato a professionisti che fanno ricerche di mercato, cose di questo tipo, non è questa la finalità. Ho parlato con gli attori che gravitano intorno alla realtà comunale, ho parlato con imprese, vi dicevo, con le loro rappresentanze, ho parlato con associazioni di soggetti che apparentemente non c'entrano nulla col SUAP, ma comunque lavorano e offrono servizi alla collettività. Ho parlato con le varie istituzioni insediate sui nostri territori e poi ovviamente mi sono confrontato con gli enti sovraordinati e con gli enti che quotidianamente dialogano col SUAP, cosiddetti enti terzi. Ho cercato di attraverso l'analisi SWOT, risparmio qui la visualizzazione della matrice, comunque ho individuato i punti di forza e debolezza, le opportunità e i rischi del nostro territorio e, come vi dicevo all'inizio, una delle opportunità sulla quale ho puntato molto è stato un po' il fatto di avere carta bianca nell'organizzazione di questo progetto e di farlo piovere su una realtà vergine, cioè su una realtà che abbiamo costruito noi qui partendo da zero. Questo ci ha facilitato molto per superare invece tante problematiche, tanti ostacoli che in tanti anni, se non addirittura decenni, si sono stratificate, cristallizzate nei comuni e poi si fa fatica a cambiare. E poi vedremo meglio che cosa voglio dire quando parlo di cambiamento organizzativo. Una giusta riflessione è stata fatta anche
nei confronti dell'inquadramento degli obblighi normativi, cioè si dà per scontato che tutti sappiano che il SUAP è uno strumento obbligatorio, che il flusso attraverso di esso è obbligato, che la digitalizzazione in fatto di impresa non è rinunciabile, però non è così, non è così scontato, bisogna rappresentarlo e chiarirlo bene, cioè fare il SUAP non è solo un qualche cosa che può rendere più facile il creare nuove imprese, ma è anche qualcosa di obbligatorio. Quindi una giusta riflessione sulla normativa va fatta, non solo in senso organizzativo, ma anche in senso funzionale. Erano tante le cose che i nostri piccoli comuni, i nostri comuni non riuscivano a fare, non riuscivano a garantire. Mi riferisco in particolar modo al tema del commercio su aree pubbliche, al tema delle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo. In molti territori questi tipi di procedimenti non si riusciva a seguirli come da normativa, per carenza di conoscenze, per carenza di personale, per mancanza di una struttura specializzata. Ecco, noi abbiamo cercato di dare una risposta anche a tutte queste esigenze. Poi, sempre sul tema della normativa, visto che poi questo webinar si inserisce in tutte le politiche che ha fatto il Dipartimento, il Formis, per lavorare all'applicazione della riforma sulla semplificazione, è importante anche capire quello che può essere il ruolo del SUAP nella gestione della conferenza di servizi, così come delineata dopo la riforma Madia. È un ruolo fondamentale che deve garantire il SUAP. Poi il passaggio successivo è stato quello di elaborare buone prassi e linee guida. Io ho cercato un approccio, come dire, soft attraverso la creazione di strumenti versatili, facili da comprendere, da capire, da divulgare, attraverso presentazioni sul territorio legate a un determinato tema. Ad esempio, dobbiamo parlare di digitalizzazione delle procedure che coinvolgono procedimenti edilizi, benissimo, allora invitiamo tutti i tecnici, ci facciamo dare dagli uffici tecnici comunali gli elenchi di tutti i tecnici con cui si rapportano, li chiamiamo, invitiamo gli ordini professionali e ho fatto diversi incontri sul territorio proprio per spiegare ai professionisti che cosa cambiava da una certa data in poi. Infatti vi dicevo in visual precedenti che a un certo punto si è fatto il passaggio dal cartaceo al digitale ed è stato un passaggio istantaneo. Ad un certo punto, nell'uso delle piattaforme che avevamo a quel tempo, si è smesso di far pervenire la documentazione, il flusso sui comuni e questo flusso è stato invece agganciato ad un unico server che era quello dell'Unione dei Comuni. Quindi improvvisamente da un giorno all'altro l'inserimento della pratica attraverso le piattaforme in uso a quel tempo, poi ci sono stati dei cambiamenti anche tecnologici, è confluito sulla sede centrale. Per tutto quello che all'epoca, attenzione, in quell'epoca non esisteva ancora la modulistica unificata, che è arrivata dopo, e poi parleremo anche di quella brevemente. E tutto quello che non era disponibile sulla piattaforma, ad esempio l'edilizia, io ho dato istruzioni pratiche su come far pervenire i modelli ancora in uso presso i comuni, presso di noi. Cioè mi sono preoccupato di garantire che il SUAP fosse l'unico centro di raccolta del flusso documentale, ancora in modo molto grezzo, cioè arrivavano questi moduli comunali, a volte scansionati, a volte compilati anche a mano, però fondamentalmente ho cominciato a fare un passaggio decisivo, far capire al territorio che esiste un SUAP unificato, far capire al territorio che la documentazione va mandata in quella sede e che poi sarà quella sede a gestire il procedimento unico. Ci sarebbe poi stato tempo successivamente per adeguamenti tecnologici, per nuove piattaforme, poi così effettivamente è stato. È stato quindi importante all'inizio infondere, diffondere la cultura dello sportello unico come unico centro di smistamento del flusso e come sistema che lavora in digitale.
Ho lavorato molto anche per far sì che la consulenza prestata fisicamente presso gli uffici tecnici comunali assumesse sempre meno importanza. In un sistema che funziona veramente, non c'è bisogno di bussare alla porta del funzionario comunale tutti i giorni per presentare prima. Per accordarsi prima su come presentare la pratica, tutte queste informazioni, tutte queste notizie e modalità devono essere chiarite prima, devono essere pubblicate prima, diffuse prima che il cittadino debba arrivare a presentare la pratica. È una questione anche di trasparenza, è una questione di imparzialità, è una questione anche che ha dei riflessi, secondo me, non piccoli sul tema dell'anticorruzione. Quindi certezze preventive, far sapere prima che cosa è necessario fare per presentare una pratica presso di noi, non solo dal punto di vista, diciamo così, degli aspetti prettamente, procedurali, dove ti devi collegare, come devi trasmettere queste informazioni, se non c'è il procedimento sulla piattaforma, allora che cosa devi fare? Non solo in questo senso. Questo era stato tutto previsto nelle linee guida di cui vi ho parlato, un documento molto snello, molto semplice, nell'ambito del quale fornivo proprio queste indicazioni pratiche, cioè dicevo, attenzione a come viene nominato il file. Il file deve essere nominato in un certo modo, altrimenti i sistemi fanno fatica a leggere e fanno fatica a protocollare, ad esempio, anche, no? Poi anche per noi che dobbiamo lavorare sulla documentazione, avere i file descritti sempre nello stesso modo è utile, ecco, è sicuramente utile. I formati dei file, mi sono preoccupato di chiarire che cos'è un PDFA. Mi sono preoccupato di chiarire che è meglio non fotografare, non scansionare il documento cartaceo, ma compilare direttamente a video e firmare con firma digitale. Ho dovuto anche fare una bella attività di formazione su quello che è una firma digitale, su quello che è un indirizzo di posta certificato e non l'ho dovuto fare soltanto nei confronti di cittadini che magari hanno una scarsa alfabetizzazione informatica, l'ho dovuto fare anche nei confronti di tanti professionisti. È stato poi, come dicevo, utile lavorare in questo senso, non solo per condividere con linee guida le modalità pratiche di presentazione della pratica, ma anche per cominciare a costruire un flusso che mettesse in sinergia i vari uffici dell'ente dell'amministrazione. Come vi dicevo, un territorio di 10 comuni è un territorio molto distribuito territorialmente, ci sono realtà che non si conoscono e non si conosceranno mai tra di loro dal punto di vista organizzativo e funzionale perché troppo distanti. Col sistema dello sportello unico digitale e soprattutto con le nuove modalità di gestione della conferenza di servizi, il SUAB diventa a pieno titolo, anche dal punto di vista operativo ormai non ci sono più scuse, il regista unico del procedimento, soprattutto quello più complesso, dove abbiamo ad esempio una pratica edilizia con ricadute ambientali, territoriali, igienico-sanitarie, insomma un procedimento articolato su più profili, ha bisogno di una regia unica attraverso la conferenza di servizi come disciplinata dalla riforma. E il SUAB diventa il regista unico nel senso che è da qui che tutto deve partire, è qui che si deve creare la contestualità del procedimento unico, è da qui che poi devono partire le indicazioni per la gestione delle fasi successive. Noi ci siamo quindi preoccupati di coordinare nelle attività gli uffici tecnici sui comuni che si occupano di eseguire le istruttorie sulle componenti di loro competenza, edilizie e urbanistiche, quindi gli uffici tecnici comunali fondamentalmente continuano a gestire l'applicazione dei loro strumenti urbanistici nei
nei singoli procedimenti e vengono trattati da noi come se fossero un altro degli enti terzi, dei vari enti terzi che sono coinvolti, che devono rilasciare pareri o atti di assenso. Quindi gli uffici tecnici comunali e poi su altri procedimenti, invece, in parallelo lo stesso discorso si può fare sulle polizie municipali, sono diventati degli uffici che collaborano con noi. Abbiamo costruito questa rete, per cui in ogni realtà, in ogni territorio, gli uffici chiamati ad esprimersi nell'ambito della conferenza dei servizi sanno qual è il loro compito, sanno quando gli è richiesto. Quando è richiesto il loro intervento e sanno in che tempi si devono esprimere. Questo perché all'inizio di tutto il procedimento da qui parte una comunicazione che attua una calendarizzazione degli adempimenti. Si fa un'analisi preliminare di quelli che sono i subprocedimenti interessati, la facciamo noi qui e poi si dà il via alle procedure e ognuno sa. Quando è coinvolto, che cosa deve fare e in quali tempi deve farlo. È molto importante che lo sportello unico, una volta che riesce a costituirsi come unico centro, di gestione del flusso e di competenza, abbia comunque al suo interno figure in grado di. Non dico fare le istruttorie, perché allora a questo punto, se non abbiamo bisogno di creare un sistema rete, se abbiamo la possibilità di accentrare tutto, allora lo facciamo, ecco, allora a quel punto le istruttorie vengono fatte direttamente all'interno del SUAP. Ma se invece il SUAP fa il lavoro di sportello puro e semplice, come avviene nelle grandi realtà dove le istruttorie vengono comunque lasciate ai settori in back office, ecco, chi lavora al SUAP non può limitarsi a fare un semplice controllo di leggibilità dei file, di presenza dei diritti, bisogna un po' anche capire che cosa sta scritto, bisogna sapere che nella modulistica unificata esiste il modulo di asseverazione, che nel modulo di asseverazione ci sono indicati quelli che sono i vincoli. E da lì si possono evincere quelli che sono i subprocedimenti interessati. Bisogna sapere un po' di queste cose, bisogna conoscere un po' quelli che sono i subprocedimenti che possono essere coinvolti, gli enti che possono essere coinvolti, su quali tipi di interessi pubblici e soprattutto con quali modalità e tempistiche questi lavorano. Bisogna fare questo sforzo. Ecco, poi come il progetto dal punto di vista operativo si è sviluppato, come vi dicevo, ho fatto una prima parte un'analisi della situazione di fatto, sono emersi punti di forza e di debolezza delle gestioni frammentate e visivamente è così che è stata poi strutturata la fase operativa. Abbiamo predisposto un piano d'azione, vi dirò poi tra un attimo com'è strutturato. Sono stati nucleati obiettivi, azioni, è stato dato avvio all'attività con uno scadenzario, un giorno a partire dal quale bisognava partire. Sono stati fissati ottenuti dei risultati e poi in senso circolare, attraverso la valutazione, si vanno poi anche eventualmente a ridiscutere gli obiettivi, a tarare meglio. Il piano delle azioni. Questo poi, perché succeda questo, naturalmente bisogna che passi un po' di tempo, che passino 6 mesi, poi un anno, ecco, che si faccia una valutazione in itinere, che è un momento fondamentale, quello della valutazione in itinere, per così poter ridiscutere e testare quelle che invece erano i contenuti della valutazione che eventualmente abbiamo fatto ex ante, che cosa ci aspettavamo. Come vi dicevo, nell'analisi della situazione di fatto sono emerse le criticità, della gestione che non aveva a disposizione un SUAP, l'organizzazione e gestione dei servizi in modo frammentato con un responsabile e uno o più addetti non specializzati. Ecco, questo succedeva, che insomma, la mancanza di una struttura specializzata ha pesato molto sia in termini di funzionalità dei servizi,
sia in termini di qualità della consulenza e della risposta resa. Invece avere a disposizione una struttura specializzata che poi nel corso degli anni, attraverso anche l'imparare facendo, ecco, si è arricchita di casi pratici che sono innumerevoli, è adesso un patrimonio che sicuramente è a disposizione dei comuni ed è un patrimonio non da poco. Di sicuro abbiamo fatto anche la differenza sul tema informatizzazione delle procedure, perché sappiamo bene che nel 2014 la situazione della digitalizzazione sui comuni era abbastanza disastrosa. Ancora oggi si lavora molto in cartaceo, ancora oggi sono tanti i fenomeni di cosiddetta informatica parallela, che poi ho anche ben descritto nella pubblicazione mia sul procedimento amministrativo digitale. Cioè si lavora, si crede di lavorare attraverso la digitalizzazione, ma in realtà si usa il computer come se fosse una macchina da scrivere. Mancano ancora sistemi per evitare la proliferazione del cartaceo e alla fine si lavora un po' in digitale, un po' in cartaceo, creando ulteriore caos e complicando ancora di più le cose. Più di quanto non si facesse prima quando si usava un solo canale che era quello cartaceo. Quindi paradossalmente quando il processo di informatizzazione e di passaggio dal cartaceo al digitale è improvvisato o solo parziale, anziché semplificare, sappiamo tutti bene che si complica l'attività. Quindi bisogna stare attenti a questo, bisogna che il passaggio sia un attimo ragionato, poi comunque vi dicevo la mia parte di progettazione è stata anche abbastanza lunga, si è ragionato ovviamente in quella fase anche di questi problemi. Per quanto riguarda il merito dell'attività, mi sono dovuto scontrare con una regolamentazione locale eccessivamente diversificata, questo è ovvio, erano tanti comuni, e con contenuti e con limitazioni non giustificabili. E qui mi riallaccio parzialmente al tema anche liberalizzazioni delle attività economiche. Spesso e volentieri capita che i regolamenti comunali non siano aggiornati o comunque non siano all'altezza, non siano qualitativamente in linea con quella che è stata la successiva evoluzione normativa, penso alla direttiva Bolkestein, ma non per il commercio su aree pubbliche, ci sono anche altri contenuti nella Bolkestein. Penso al tema liberalizzazione delle attività, penso alle riforme che si sono avvicendate nell'epoca del 2011-2012 con la seconda stagione di liberalizzazioni. Ecco, spesso e volentieri i comuni ancora oggi hanno all'interno dei loro atti, dei loro regolamenti, indicazioni che sono in contrasto. E quindi abbiamo cercato anche di uniformare il territorio con un livellamento al rialzo dal punto di vista qualitativo, in questo senso, eliminando e uniformando le scelte stesse contenute negli atti. Il tema che ho appena descritto si riallaccia col successivo scarso uniforme applicazione delle normative vigenti, ne abbiamo già parlato. Possibile superamento del termine di conclusione dei procedimenti, e questo succede spesso quando la struttura non è specializzata, e quindi non ha procedure standard, non ha un modo di lavorare uniforme sull'attività di sportello, e capita spesso che magari il procedimento si perda lungo la strada e i termini vengano superati. Costi organizzativi e funzionali superiori al valore dei servizi erogati, per forza, quando c'è dispersione di energie e risorse, succede questo, ci sono costi organizzativi che non sono giustificati rispetto a quello che è e poi soprattutto anche il risultato che si dà. C'è però un elemento che nella gestione frammentata è positivo, che è quello della prossimità al cittadino. È evidente che se io ho la possibilità di dare un servizio di prossimità al cittadino, è un punto di forza. Noi abbiamo lavorato perché la endemica e inesorabile limitazione dei servizi al cittadino,
dovuta anche a pensionamenti o alla incapacità di garantire la presenza fisica perché è troppo dispendiosa del dipendente, fosse comunque una conseguenza negativa ma non traumatica. E l'abbiamo fatto appunto, come dicevo, cercando di dare sempre più importanza alla consulenza erogata da qui, dalla sede centrale, che deve essere garantita sempre in maniera tempestiva e immediata, se telefonica negli orari di apertura, se via mail, ogni volta che si ha a disposizione del personale, della capacità di tempo, la risposta deve essere quanto più immediata ed esaustiva. È importante questo. Si fa praticamente quasi tutta la consulenza sui procedimenti più numerosi, ma allo stesso tempo anche più semplici, più spicci da trattare. Si può fare così, si può fare, io la faccio tranquillamente con risposte date telefonicamente o via mail. Il piano di azione, che è stato preparato nei dettagli, si è strutturato in applicazione del sistema della programmazione a cascata. Sono stati individuati degli obiettivi generali: migliorare la qualità e quantità dei servizi al cittadino, contenere i costi e poi la parte di valutazione. Questi obiettivi generali sono stati poi declinati in obiettivi specifici sempre più dettagliati finché siamo arrivati alle azioni, che erano proprio adempimenti e attività anche molto pratici da fare, e poi il tutto si è riassunto in una tabella finale molto articolata che ha per ogni azione affiancato trasversalmente i tempi di realizzazione, quindi il timing di ogni azione, di ogni operazione. I suoi costi e gli effetti sull'attività, cioè che cosa cambiava, che cosa si otteneva, anche effetti negativi, nel senso che l'azione prevista poteva presentare delle criticità di attuazione, quindi venivano indicate e poi si indicava ovviamente qual era il risultato che si voleva ottenere, e gli effetti sulla spesa, cioè la ricaduta di quell'azione rispetto a quella che era poi la spesa di tutto il servizio, anche nel corso della sua evoluzione, nel corso degli anni. Cioè, se nella colonna costi metto l'investimento, nella colonna effetti sulla spesa, verifico che magari quell'investimento mi aiuta a limitare un dispendio di energie e risorse in un'altra direzione. Ecco, vediamo quelle che sono nel dettaglio le competenze della sede centrale. Come vi dicevo, è diventata da subito l'unico punto di accesso in entrata e in uscita del flusso documentale digitale in contestuale funzione di front office e back office accentrati. Ovviamente il back office viene svolto qui, ma non per la totalità dei subprocedimenti in capo al SUAP, solo per quelli legati alle attività tradizionalmente riconducibili all'ufficio commercio, ecco. Mentre invece tutte le altre competenze che sono di altri uffici comunali o dell'Unione dei Comuni stessa, anche nell'ambito delle pratiche ambientali, o addirittura di competenze di enti terzi, ovviamente rimangono di competenza degli enti che le hanno attribuite dalla normativa, e si dialoga attraverso, come vi dicevo, il sistema di gestione della conferenza di servizi. Ingresso delle pratiche esclusivamente da piattaforme online. E adesso questa affermazione può sembrare un po' ovvia, però quando abbiamo cominciato nel 2014 non era così. Se vi ricordate, il processo di gestione digitalizzata su piattaforma era ai suoi albori. Adesso qui da noi in Regione Emilia-Romagna avevamo già a disposizione, io già dal 2010 utilizzo una piattaforma per le pratiche legate allo sportello unico. Dal 2010 sui procedimenti, quelli di tipo economico, diciamo così, dal 2014 avevamo costruito un modello molto artigianale,
tra virgolette, di gestione delle pratiche edilizie. In contemporanea, la prima modulistica unica veniva approvata, se vi ricordate bene, a giugno del 2014, che riguardava solo una parte delle pratiche edilizie, non tutte. Poi c'è stato sicuramente un rilancio molto importante della modulistica unificata dopo il decreto CA1, come sappiamo tutti. Però per allora era un qualcosa di molto pionieristico lavorare su piattaforme con questa completezza, poi, cioè già con il tema della scia unica, perché gli interventi, ad esempio, legati a attività commerciali di tipo alimentare, già dal 2010 prevedevano il sistema della scia unica. Già c'era la pratica di scia per l'apertura dell'esercizio di vicinato e anche l'intervento notifica sanitaria abbinato, per questo dico che già si lavorava nel contesto della scia unica. Il problema legato al fatto che, appunto, come dicevamo, non tutto il flusso di competenza del SUAP potesse essere gestito su piattaforme, perché ancora mancava tutto il know-how, tutto il lavoro che è stato fatto dopo, è stato risolto attraverso, come già vi ho anticipato, l'invio sulla posta certificata della documentazione che gli operatori privati, anche i consulenti, i vari tecnici erano da sempre abituati ad utilizzare, cioè io facevo arrivare il modulo comunale sulle pratiche edilizie che poi gestivo e trasferivo sulle scrivanie dei colleghi, scrivania virtuale ovviamente dei colleghi sul territorio. Ah, un'altra cosa molto importante che era comunque prevista nel piano di azione era quella di prevedere una dotazione informatica minima. Cioè, io non potevo pretendere che si lavorasse in digitale laddove fino a ieri si è lavorato in cartaceo, se non rendendomi conto di quelle che potevano essere eventuali problematiche pratiche anche che il collega nell'ufficio comunale potesse avere: uno schermo troppo piccolo, un computer troppo lento, mancanza di dotazioni minime, no? E quindi abbiamo cercato anche di capire come erano organizzati e strutturati i nostri colleghi sul territorio. E in molti casi ho trovato, per fortuna, non in tutti i casi, ma in molti casi ho trovato collaborazione e questi uffici hanno colto l'occasione per fare un salto di qualità, si sono strutturati con poca spesa, magari hanno sostituito qualche schermo, qualche monitor, qualcuno addirittura ha preso delle lavagne a muro digitali per vedere meglio gli elaborati e le pratiche. Poi uno dei fenomeni che si è verificato fin da subito, ma poi si è consolidato sempre di più nel corso dell'attività è stato quello della suddivisione del lavoro per materie, cioè mentre prima ogni operatore sul territorio doveva occuparsi di gestire tutte le materie, cercando di diventare un po' un tuttologo, no? Con l'avvento del SUAP unificato, gli addetti incaricati dell'istruttoria, un numero molto più esiguo rispetto a quelli iniziali distribuiti su tutti i comuni, gli addetti all'istruttore di back office presenti nella sede centrale, piano piano ho visto che si sono specializzati in varie materie, in base anche un po' a quello che era il loro curriculum, il loro pregresso, insomma le esperienze pregresse, e anche un po', e questo ho cercato di farlo io, valorizzando le singole professionalità, cioè i procedimenti sono tanti, a volte complessi, diversificati, hanno una componente di approfondimento, a volte anche relazionale, tra virgolette, perché implicano un maggiore o minore coordinamento con altri uffici o enti. È evidente che le competenze devono essere quelle giuste, e quindi se si ha la possibilità di farlo, non è detto che sia sempre così, non è scontato che sia così. Fare una riflessione, cioè fare una riflessione sul personale che si ha a disposizione, sulle predisposizioni, sulle competenze e sulle capacità
in modo tale da attribuire le varie materie a chi le possa seguire meglio in base, come dicevo appunto, alla sua predisposizione, a quello che ha fatto magari prima, ecco, se è possibile. Un'altra delle novità è stata quella della contestualità nella protocollazione e assegnazione delle pratiche. Come vi dicevo, avendo creato un sistema da zero, io ho eliminato l'ufficio protocollo, non c'è bisogno di avere l'ufficio protocollo, è un residuato della gestione cartacea ad accesso fisico, quella di avere una stanza e un addetto generalista che si occupa di protocollare un flusso che poi viene ritirato fisicamente o consegnato fisicamente da un ufficio all'altro. Nella gestione del SUAB digitale, dove lo sportello è virtuale fondamentalmente, il flusso deve essere gestito in entrata direttamente dai soggetti che si occupano dell'istruttoria. Poi se l'ufficio è molto grande, se il flusso è importante e la struttura lo consente, è anche possibile, fa poi parte anche della suddivisione delle competenze in base al criterio per materie, che qualcuno si specializzi nella protocollazione. Persona che più spesso di tutte fa quell'attività, ecco, è possibile individuarla, averla. Comunque l'importante è che la protocollazione e l'assegnazione alla persona o alla scrivania competente avvengano, contestualmente. So anche che in molti contesti si sta diffondendo la protocollazione automatica, quindi questo passaggio ulteriormente superato e semplificato dalla protocollazione automatica che sarebbe peraltro poi prevista in modo obbligatorio dal decreto SCIA 1. Ecco, l'importante è che poi la fase successiva, quella di assegnazione delle pratiche, sia che ci sia un protocollatore nell'ambito della dotazione di personale del SUAP, sia che la protocollazione avvenga in modo automatico, bisogna che poi l'assegnazione pratiche avvenga senza intoppi. Io sconsiglio sempre quei sistemi per cui l'assegnazione viene fatta al dirigente dell'ufficio che poi dovrà lui smistare. No, questo è un collo di bottiglia, una strettoia che non deve esistere. Dovete trovare il modo, bisogna avere applicativi che assegnino a tutta la struttura. Abbiamo già differenziato a monte il metodo, i criteri e le modalità con cui si prendono in carico le pratiche e gli operatori lo devono sapere. Questo evita i tempi morti, che non ci devono essere, perché se il punto di smistamento e di assegnazione delle pratiche è accentrato, se viene meno la presenza del dirigente perché è in ferie, è via, in quel momento è in una riunione, ci sono dei rallentamenti inutili. I flussi sono più o meno quelli, i procedimenti sappiamo quali sono numerosi, ma sono mappabili, no? Quindi lavoriamo su questo, lavoriamo sulla specializzazione per materie, lavoriamo sul criterio che io ho chiamato 0 giorno, che poi vi farò vedere meglio nel dettaglio, per cui non ci sono tempi morti e non c'è bisogno che sia il responsabile dell'ufficio o il dirigente a fare l'assegnazione ogni volta che arriva una pratica. Poi magari se sono pratiche molto complesse, quelle bene che le segua direttamente il responsabile, magari ecco sì, allora lì si può fare un ragionamento, ma nell'attività di routine che riguarda la maggior parte degli adempimenti e delle pratiche che arrivano, ci deve essere un modello fatto prima sul tema assegnazione, deve essere già chiaro prima come gli addetti si suddividono il lavoro. Poi che cosa fa ancora la sede centrale? Un'attività di reportistica, statistiche, comunicazione dati, ecco sì, caso che mi viene in mente più quello dell'anagrafe tributaria, ecco, lo facciamo noi per tutti i comuni, anche per le pratiche di tipo edilizio. Cercando di ottimizzare anche un po' i tempi,
Cosa succede nelle sedi locali? Due possibilità si hanno, una un pochino più forte, una più debole. Quella strong, diciamo così, la consulenza al pubblico sui procedimenti di base, sulle informazioni di base, l'assistenza alla compilazione, se c'è la disponibilità di una postazione, servizio all'utenza. L'informazione sull'accessibilità, come si ottiene lo SPID, che cos'è la firma digitale o un indirizzo PEC. A volte c'è bisogno di fare questo lavoro di bassa alfabetizzazione, no? Che cos'è, come funziona il portale SUP in cui inserire le pratiche, e poi eventualmente la sede locale potrebbe anche dare informazioni su incentivi alle imprese, contributi, promozione del territorio, previa opportuna formazione degli operatori, e la gestione degli archivi, che è importante, vanno fatte delle scelte. Gli archivi dei comuni cartacei sono qualche cosa che ci ritroviamo e che vanno fatte comunque delle scelte su come gestire il rapporto con il materiale pregresso che magari non è informatizzato. Oppure può essere anche che la sede locale sia molto più snella, che sia utilizzata in modo molto più marginale, che dia solo informazioni di base sulle attività, sul funzionamento del SUAP e i contatti della sede centrale. Come vi dicevo, da noi in molti territori ormai le sedi locali si sono limitate, si limitano a questo e non sono più presenti operatori. Questo modello di gestione a 0 giorni non è nient'altro che un sistema che deve eliminare i tempi morti che sicuramente caratterizzano la fase cartacea, no? In tantissimi aspetti. Prima di tutto, prima ancora che la pratica arrivi, ci sono dei tempi morti che sono magari legati alla coda allo sportello, ad esempio. Ecco. Per fortuna adesso tutti siamo comunque digitalizzati, siamo tutti su piattaforme e non è che abbiamo la coda dei cittadini davanti allo sportello per presentare fisicamente la pratica. Magari una realtà di un certo tipo può avere la coda perché dà della consulenza frontale, per cui al ricevimento si possono creare delle situazioni di questo tipo, ma per la presentazione della pratica su piattaforma, una volta che il cittadino sa come deve fare o sa che si deve rivolgere a un consulente, un professionista, non dovremmo più avere questo problema. Poi, quando il sistema era cartaceo, ovviamente i tempi morti si moltiplicavano anche nella fase successiva, una volta che la pratica era arrivata. Tempi morti tra la protocollazione e l'assegnazione, no? Quando vi dicevo ho eliminato l'ufficio protocollo, se io avessi avuto un ufficio protocollo, se io mi avvalessi dell'ufficio protocollo che comunque ancora esiste per tutte le altre attività che eroga l'ente in cui lavoro, sarebbe stato molto difficile riuscire a garantire efficienza di gestione, autonomia nella gestione, perché il flusso si sarebbe mescolato a quello di tutte le altre attività e non avrei avuto del personale specializzato a gestire i miei flussi. In ogni caso, anche con una gestione informatizzata si possono creare dei tempi morti. Appunto, se io utilizzo ufficio protocollo generalista, diciamo così, per quanto magari il flusso possa essere digitalizzato, se non ho una persona specializzata sulle mie materie e devo rapportarmi con un soggetto che riceve documentazione di ogni tipo, flussi di ogni tipo, faccio sicuramente molta più fatica a azzerare il tempo che trascorre dall'invio della pratica all'istruttoria. Ecco, adesso facciamo anche un po' una selezione dei successivi visual. Questa è un po' la descrizione di tutti i procedimenti che seguiamo. Siccome la mia non è una realtà grandissima, seguiamo un po' tutto, dall'edilizia
alle pratiche ambientali, a quelle più tradizionali legate al commercio, fiere, mercati, le manifestazioni temporanee gravitano sempre attorno al nostro ufficio. Servizi alla persona, servizi educativi, attività turistiche e tutti gli altri servizi residuali previsti dalla direttiva Bolkestein. Perché lo sportello dell'Appennino deve essere per forza strutturato così, essendo, come vi dicevo, appunto, una realtà che ha una dotazione di dipendenti anche abbastanza esigua, quella della realtà della montagna, bisogna che lo sportello sia capace di coprire il più ampio numero di procedimenti e di attività economiche possibile. Visto che adesso saltiamo anche un po' di palo in frasca, ma perché il tempo è poco e ho voluto però mettere alcuni elementi di riflessione, anche staccandomi un po' da quella che è esperienza mia concreta qui, e visto poi anche che si tratta di un seminario che parla dell'attuazione della riforma sulla semplificazione, riflettiamo anche su questo tema qua, che è quello di che cosa sono i diritti digitali, no? Tema che potremmo applicare un po' a tutte le attività che si svolgono in un comune o anche in un'amministrazione pubblica. Breve carrellata, noi sappiamo che successivamente alla riforma Madia è stato emanato il decreto 179, che è uno dei tanti restyling del codice dell'amministrazione digitale. Voi sapete che il codice dell'amministrazione digitale, approvato nel 2005, è stato ritoccato 30 volte. Sei di queste sono stati dei restyling molto profondi, e quello che è successo nel 2016 è stato proprio questo. Si è fatto un profondo restyling del CAD e si sono introdotti diversi principi. Poi, non la faccio troppo lunga, con la sentenza 251 è stata decretata l'incostituzionalità di parte della riforma Madia, però non con riferimento a questo decreto. Questo decreto è stato salvato anche se non c'era l'intesa, se è stato approvato senza l'intesa, ma solo con il parere della conferenza unificata. Sempre nella sentenza 151 della Corte Costituzionale si dice qualcosa di importante sui diritti digitali. Si dice che fondamentalmente sono approssimabili ai LEP, i livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali, che noi sappiamo che fanno parte di quella serie di competenze che sono esclusive dello Stato, della legislazione statale, no? E non sono attribuiti alle regioni. Con questa affermazione, cioè col fatto che i diritti digitali diventano livelli essenziali delle prestazioni, si supera il cosiddetto principio del digital first, che è contenuto nel codice che è stato introdotto proprio dal decreto 179 nel CAD, per cui si lavora principalmente in digitale, poi se il cittadino non ha capacità di dotazione si lavora in cartaceo. Però se noi diciamo che i diritti digitali sono livelli essenziali delle prestazioni, noi dobbiamo riconoscere l'attuazione e l'applicazione dei diritti nei confronti del cittadino e non possiamo dire che per venirgli incontro gli consentiamo di utilizzare il cartaceo se nel momento in cui gli facciamo usare il cartaceo gli stiamo negando un diritto essenziale. Qui c'è un problema da risolvere, c'è un problema da risolvere a livello alto della legislazione. Bisogna fare una riflessione vera su quello che sono diventati i diritti digitali. Si ha la sensazione che sia un po' sfuggita di mano, perché si scrive magari nella norma che il cittadino ha diritto all'informatizzazione, eccetera, però poi se non siamo in grado di garantirgli di superare il digital divide, che non è solo mancanza di connessione, ma è anche mancanza di conoscenza dei processi informativi, informatici, allora sta a qualcun altro, non al cittadino, cioè sta alla pubblica amministrazione garantire il risultato, che deve essere sempre di digitalizzazione del procedimento, anche se il cittadino non ha le capacità personali e le competenze per arrivarci. Bisogna che
Bisogna che sia l'amministrazione a portare a questo risultato il cittadino e che sia implementata di forze e di risorse in questo senso. Poiché sia difficile ottenere questi risultati perché manca il personale, perché mancano le risorse, perché mancano le dotazioni, questo non deve essere un problema del cittadino, questo è un problema nostro. È un problema che va risolto a livello di pubblica amministrazione, a livello di chi ci attribuisce le risorse. Altrimenti la digitalizzazione non si verifica. Qui andiamo più rapidamente, comunque l'abbiamo detto, no? In parte non è solo un problema di connessione, sì, c'è anche questo problema ovviamente, ma bisogna lavorare sulla informatizzazione dei cittadini. Io l'ho scritto e detto in tante sedi ogni volta che ne ho occasione, è molto, sembra banale, ma è proprio questo il problema. La nostra società è poco incline all'uso del digitale per fare qualcosa di utile, tra virgolette. Si sta sui social, però si usa poco la digitalizzazione per qualcosa di serio, ecco, ma avete cap tutti capito che cosa voglio dire. E la si usa pochissimo per dialogare con la pubblica amministrazione. È vero che i sistemi a volte sono troppo complessi. E il cittadino ha ragione a lamentarsi, a dire che non ce la fa. Allora semplifichiamo i sistemi, rendiamone più facile l'accesso, vediamo se forse non è il caso in moltissime pratiche di mettere da una parte la firma digitale, che è qualcosa che costa, che è un ulteriore balzello, che è un ulteriore adempimento di non facile gestione per un cittadino, perché noi sappiamo che dietro c'è un certificatore, dopo 3 anni scade. Abbiamo lo SPID, diffondiamo quello, lo SPID che funziona con sistemi per cui è difficile, non, è difficile che se entriamo con lo SPID dopo non siamo più noi a portare avanti il procedimento e la pratica, tali e tante sono le garanzie tecnologiche che il sistema SPID ha per far sì che sia proprio quella persona, no, a mandare a trasmettere la pratica. Allora, che senso ha che si debba dire che siamo ancora noi? Quando si chiude la procedura e si deve firmare digitalmente l'invio della pratica. Ecco, questo per il flusso legato a servizi educativi, servizi culturali, utilizzo di spazi comunali, dove magari il cittadino si muove da solo, bisognerebbe che fosse veramente portato a sistema, cioè servizi scolastici. Iscrizioni varie, richieste di prestazioni semplici, prestazioni di assistenza, anche bisognerebbe che il cittadino o chi per lui potessero farlo con meno garanzie, non serve la firma digitale, c'è già tutto nello SPID, secondo me. Poi se si tratta di pratiche più complesse, pratiche edilizie, dove magari abbiamo la partecipazione di soggetti esterni, altri tecnici, insomma la relazione del geologo mi arriverà firmata digitalmente dal geologo, così come la relazione dello strutturista. Non si tratta di eliminare del tutto il tema della firma digitale, eliminiamolo magari dove potremmo avere un grande risultato, a toglierlo davvero, cioè come dicevo appunto nelle pratiche a più basso contenuto. Che cosa succede quindi? 2 secondi e poi do spazio alle domande. Che cosa succede? Cosa succederà agli sportelli unici telematici in futuro? Cosa già sta succedendo ora? Ci stiamo trasformando in un qualche cosa di diverso. Cioè, più la pubblica amministrazione passa dalla gestione del flusso cartaceo alla gestione di un flusso digitalizzato, più il modello organizzativo che viene ad essere necessario è quello dell'organizzazione in forma di sportello. Quindi lo sportello diventa una grande interfaccia, cioè dal momento in cui non abbiamo più bisogno di far transitare della carta e dobbiamo far transitare semplicemente un flusso di dati, ecco che lo sportello diventa
il canale virtuale dal quale giustamente occorre fare passare la documentazione, occorre far passare i flussi di dati. E dunque, anche in un senso che travalica un po' quelle che sono poi solo le sole competenze, le sole funzioni di uno sportello unico per le attività produttive o per l'edilizia. È un po' tutta l'attività della pubblica amministrazione che si sta spostando sul modello a sportello unico. Questo varrebbe anche per servizi, come dicevo, di assistenza sociale, di assistenza scolastica, tributari. Se si può fare tutto online, si può pagare tutto online. Facciamo arrivare il flusso in uno stesso ambiente, in uno stesso ambito e trattiamolo da lì. E da qui, si apre tutto il tema dello sviluppo dei sistemi di SPC e di sportelli non solo telematici, ma addirittura anche interoperabili. È qui che adesso bisogna investire. Abbiamo strutturato organizzazioni, abbiamo strutturato modelli organizzativi, abbiamo modelli gestionali, benissimo, però adesso è la piattaforma tecnologica che ci vuole, questo benedetto sistema di SPC che deve essere dispiegato. Non è possibile che noi continuiamo a far girare dei moduli. I moduli non servono. Quando abbiamo visto all'inizio nella presentazione eliminazione dei moduli e utilizzo dei dati, semplicemente voglio dire questo, che in un sistema veramente digitalizzato non abbiamo bisogno di contenitori di dati. Un file in PDF non è altro che un contenitore di dati. A noi servono quelli, serve sapere chi fa che cosa, dove lo fa, se ha i requisiti. Benissimo, non serve altro. E poi queste informazioni devono essere prese e trattate in automatico dai sistemi e poi archiviate nelle modalità previste dalla norma e devono essere accessibili da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi o perché devono fare adempimenti a loro volta, ad esempio gli enti terzi, in un fascicolo virtuale in remoto, o l'imprenditore stesso che vuole essere aggiornato in tempo reale rispetto a quello che è lo stato di avanzamento della pratica. Insomma, smettiamo di far circolare, smettiamo di trasmettere cose, andiamo semplicemente a inserirle, a condividerle in ambienti comuni dove comuni e protetti, dove chi ha diritto ad accedervi vi accede, chi ha diritto ad implementare quei dati lo farà e voi capite a questo punto che lo scambio di documentazione diventa un peso inutile. Diventa qualcosa di inutile. Solo nelle pratiche in cui occorre ancora rappresentare qualcosa di grafico avrà senso trasmettere della documentazione. Il progetto edilizio, urbanistico, tecnico, dovrò vederlo, no? Ecco. Ma la pratica che invece prevede la comunicazione di dati, pure semplice, l'apertura di un'attività commerciale che non ha necessità di interventi di un certo tipo, ma necessita solo dell'invio della pratica cosiddetta economica, la SCIA per l'apertura esercizio di vicinato, non ha bisogno altro che di informazioni che non devono passare attraverso un modulo. Il modulo unico è stata una grande conquista, ma dal momento in cui diventa patrimonio comune di tutti noi, dobbiamo anche sapere che è il momento di superarlo. Di superarlo passando veramente alla trasmissione solo delle informazioni e non più di documentazione che assomiglia ancora un po' a quello che era il modello cartaceo, no? Per non dire della PEC, che è un'anomalia tutta italiana in cui noi vediamo che ancora ci trasmettiamo delle cose, no? Come se ci dovessimo trasmettere delle lettere cartacee. Adesso io sono andato un pochino avanti con i tempi e mi fermo nell'esposizione e passiamo alla parte delle Allora, domande. benissimo, grazie, grazie dottor Deodati. Allora, mentre diamo tempo al nostro relatore di poter scorrere il box con le domande che avete posto in chat, qualche informazione utile.
Prima di tutto, questo webinar, come sappiamo, è registrato, dunque troverete la registrazione già in questo pomeriggio insieme anche alle slide, del relatore. E nei giorni successivi poi saranno pubblicate anche le risposte alle domande che non si è fatto in tempo a rispondere, insomma, tutte le domande che avete posto. Per coloro che mi fanno presente che non sempre si è sentito bene, molto probabilmente ci sono dei problemi nella vostra rete. Quando vedete che si sente a tratti, voi non dovete fare altro che uscire dalla stanza e poi poter rientrare. Allora, vi ricordo che già da questo pomeriggio inoltre sarà disponibile la pagina di Eventi PA per iscrivervi al prossimo webinar che si terrà il 3 giugno. Gli strumenti tecnologici, le nuove piattaforme come strumento per semplificare le relazioni tra imprese e pubblica amministrazione, la piattaforma Unipass. Allora, rilascio nuovamente la parola al dottor Deodati, io sono sempre qui in chat. Sì, cominciamo dalle prime, sono diverse le domande, sono in totale 14, non riuscirò a rispondere tutte, ma cominciamo, proviamoci. Dalla prima, per avere un'idea del costo economico, qual è il budget che dovrebbe stanziare un comune? Questa domanda non posso fare una quantificazione perché è un dato variabilissimo. È il dato più variabile di tutti questo, perché dipende da dove partite, da quante risorse abbiamo, da quali sono le risorse, parlo di personale, ma anche di spazi, di informatizzazione, di infrastruttura digitale, no? Sono talmente tante, troppe le variabili che non possiamo fare un numero. Di certo posso dare questa indicazione, orientatevi per una gestione il quanto più economica possibile, ma ovviamente no, ma in che direzione? Nel senso di ottimizzare e massimizzare le risorse che avete già, cioè se avete già una realtà più comoda, più grande, più strutturata, fate lì la sede centrale, è inutile andare a disperdere o a stravolgere quello che può essere più facile delle. Ecco, e poi magari non c'è bisogno di spostare le persone, non c'è bisogno per forza di cose di trasferire le persone da una sede all'altra se hanno delle difficoltà, ci si può anche mettere in collegamento su schermi condivisi. Io mi collego, a volte mi capita di dovermi collegare anche sui server sui protocolli dei vari singoli comuni per fare altre attività, ma sempre stando sulla mia postazione, perché magari dal mio ufficio a quel comune ci può essere anche un'ora di macchina, di strada, quindi sarebbe impossibile. Carta bianca, nel senso che mi è stata affidata la progettazione di questo progetto, di questo tema, del suo digitale, senza porre delle limitazioni a priori. Le limitazioni ce le abbiamo eventualmente messe dopo in base a quello che erano criticità legate ai costi o legate a situazioni insormontabili come l'impossibilità di spostare e trasferire il personale. Ecco, i vincoli ce li abbiamo messi dopo. Prima abbiamo realizzato il progetto per come sarebbe stato al meglio. Devo dire per fortuna che poi alla fine le limitazioni sono state poche. Nella riorganizzazione si sono incontrate resistenze politiche o da parte dei dipendenti? Se sì, come sono state superate? Sì, ci sono state delle resistenze notevoli dal punto di vista dei dipendenti, perché quando arrivano delle novità è sempre così. Però sono state superate con una chiarezza e con una fermezza nel portare avanti i contenuti del progetto che poi hanno pagato. Cioè io ho chiarito fin da subito da dove partivo, cosa volevo fare, dove volevo arrivare e come avrei fatto a farlo. E non ci sono stati ripensamenti o tentennamenti in questo, quindi io sono riuscito a fare passare la mia idea perché effettivamente poi le perplessità e le resistenze erano solo legate a una mancata conoscenza delle cose. Una volta incontrati, una volta chiariti,
Una volta che ci siamo poi conosciuti e confrontati, queste resistenze sono poi venute meno. Anche dal punto di vista politico c'è stata qualche resistenza, soprattutto su cui da noi ci sono tante manifestazioni. Io ho voluto cercare di elevare sicuramente il livello di sicurezza e di adempimenti che sono collegate su un tema che è sicuramente molto difficile per ogni ufficio che vi è impegnato. E sì, direi che su tutte le questioni, quelle dove magari c'è stata maggiore perplessità per i politici, è stato su questo tema, ma poi anche lì siamo riusciti a fare dei passi avanti enormi, e adesso nessuno si sognerebbe mai più di dire che quella manifestazione non la dobbiamo far gestire al SUAP. Vediamo qualche altra domanda. Tempi dei procedimenti, poi la metto insieme a delle altre, magari. Allora, tutti vedono tutto, non solo il responsabile o l'istruttore vedono il procedimento, tutti vedono tutto, tutti conoscono le informazioni su qualsiasi cosa. È a priori che si deve stabilire chi fa che cosa eventualmente, in base alle competenze. Manca ancora la domanda numero 5. Grandezza dei file? Lì dovete imparare facendo. Io ho scritto delle linee guida sulla base di quella che era la mia esperienza fino a quel momento. Anche la grandezza dei file è un dato che si supera sicuramente evitando di fotografare del cartaceo. Purtroppo ancora tanti professionisti lo fanno e questo fa inutilmente aumentare le dimensioni delle pratiche. Devono compilare a video, devono firmare digitalmente e caricare su piattaforma così, altrimenti poi è difficile gestire dei cartacei fotografati. Cioè. Chi ha scelto gli addetti con criterio per materie? Abbiamo utilizzato un sistema un po' condiviso in base all'esperienza di ognuno, in base alle attitudini di ognuno, in base alle necessità che c'erano. Poi tutti devono sapere conoscere un po' tutto, perché ci si deve sostituire, però è inevitabile che soprattutto se poi l'organizzazione è strutturata, e questo poi è sempre successo nei grandi comuni, no? Dove c'era l'ufficio che rilasciava solo le autorizzazioni di occupazione su area pubblica, o solo i permessi per i piccoli trattenimenti, ecco, si arriva poi a questa specializzazione nelle grandi realtà. Chi sta negli territori medi, medio-piccoli, magari non ha esperienza in questo senso, ma poi unificando l'ufficio ci si arriva per forza. Dati sull'analisi ex post per i tempi, costi e effetti sull'attività e sulla spesa, così da poter estendere anche ad altre pubbliche amministrazioni. Vediamo qualche altra domanda. Il tempo è pochissimo ormai, quindi sono gli istruttori che effettuano la verifica documentale nei 5 giorni delle pratiche edilizie. No, facciamo tutto qui al SUAP. Bisogna sapere un po' anche, come vi dicevo, bisogna sapere un po' anche di edilizia, un po' di pratiche ambientali, non a livello di un istruttore, di un geologo o di chi lavora all'ufficio sismica, no, non dobbiamo fare noi quell'istruttoria, però dobbiamo sapere, individuare che in un procedimento occorre interessare quell'ufficio perché è una pratica fatta in un certo tipo, che ha quindi ricadute strutturali. Allora, preoccupiamoci di vedere se c'è la documentazione per il deposito della sismica, se invece viene presentata successivamente, che cosa, se deve andare in autorizzazione. Poi è soprattutto nell'asseverazione che il tecnico esterno inquadra il tema. Se mi si dice che il deposito viene fatto, c'è solo la relazione, ma il deposito strutturale viene fatto successivamente, benissimo. Se però la relazione non c'è, allora noto subito io che c'è un'incongruenza. Possiamo farlo anche noi come SUAP di rilevare l'incompletezza. Poi.
Pertanto, come possono gli uffici addetti alla gestione dell'istruttore di pratiche edilizie essere soggetti terzi rispetto al SUAP? Succede così perché sul tema delle istruttorie edilizie la competenza è rimasta per accordo tra l'Unione e i comuni sui comuni, per cui in sostanza li consideriamo come se fossero degli enti terzi, come se fossero l'ufficio vincolo idrogeologico, l'ufficio sismica, come se fossero ARPA, come se fossero la soprintendenza, e devono rilasciare nell'ambito della conferenza di servizi i loro atti di assenso che diventano dei pareri. Poi nel mio modello il permesso di costruire lo rilascio io. Sono accordi che bisogna anche adottare a livello interno, nel rapporto tra il SUAP e gli altri uffici comunali, nel mio caso tra il SUAP dell'Unione e gli uffici comunali. Questo è interessante, come vi in caso di pratiche pervenute a mezzo PEC, anziché tramite piattaforma, anche se su procedimenti che riguardano la piattaforma regionale, le rigetto. Quando una pratica arriva fuori sistema, ma c'è il procedimento nel sistema, io mando una nota di rigetto e dopo arriva la pratica corretta. Il tempo oramai è finito, quasi finito. E vi ringrazio. Allora, volevo lasciare una parola, intanto ringraziare il dottor Deodati per tutto, ci sono tantissimi complimenti nella chat e ora, oltre a ringraziarvi, lascio la parola alla mia collega, la dottoressa Patrizia Schifani. Salve, allora io ringrazio tantissimo Michele Deodati che riceve tanti complimenti anche in chat, anche per la chiarezza. Sull'esaustività naturalmente si è fatto quello che si poteva fare in un'ora e mezza, però come vi diceva poi anche Paola, le domande verranno appunto, avremo una risposta scritta da parte del relatore e troverete le indicazioni su questo anche nella stessa pagina da cui vi siete iscritti su Eventi PA. Quindi vi rimandiamo agli approfondimenti che saranno in forma scritta. Io vi ringrazio e vi anticipo i prossimi due webinar che si svolgono sempre sul tema semplificazione e digitalizzazione. I prossimi due lunedì, sempre alla stessa ora, 10:30. Ho visto che qualcuno si aspettava a mezzogiorno, invece noi a mezzogiorno finiamo. Allora, la prossima volta, lunedì 3, avremo online la dottoressa Chiara Martin, che è del consorzio BIM Piave di Treviso, e a proposito di sportello unico telematico e interoperabile ci racconterà l'esperienza della rete Unipass, che è una molto estesa rete territoriale che velocizza e uniforma i risultati, diciamo, delle pratiche relative allo sportello unico. Quindi il 10 invece concluderemo con il terzo webinar e la descrizione del portale Umbria Facile, che appunto è l'accesso unico dell'Umbria per tutti quei servizi che sono di diretto interesse dei cittadini. Allora, io vi ringrazio e vi rimando appunto a lunedì prossimo. Ringraziamo Michele Deodati, vi anticipo che lo avremo online sempre su questo progetto il 1º luglio con un altro webinar che riguarda la disciplina del commercio e l'uscita dalla Bolkestein. Se appunto manifestate interesse ancora per questo tipo di argomenti, vediamo come appunto inserire anche prossimi appuntamenti. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.